Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light e in questo video vi mostro come attivare gpedit.msc, che è una libreria di Windows veramente utilissima per oltrepassare quei limiti che possono essere i limiti della connessione ad internet. Infatti è possibile attraverso gpedit.msc velocizzare di tanto la nostra connessione ad internet modificando un semplice valore. Oppure con gpedit.msc possiamo andare a ridurre i processi in Windows. Davvero si può fare di tutto, perché attraverso questa libreria noi possiamo usufruire di questa situazione e sbloccare tanti trucchetti che, come vi dicevo, sono super utili per Windows. Ma allora, come si attiva Gpedit? Bisogna andare sul link che vi lascerò in descrizione sotto questo video, e in alto troveremo una freccia con su scritto scarica, e noi ovviamente cliccheremo sopra la freccia in questione. Dopodiché, una volta scaricato, ci ritroveremo con un pacchetto che dobbiamo estrarre, quindi tasto destro, estrai qui. A questo punto ci comparirà un file batch che noi andremo ad eseguire come amministratore. Mi raccomando, questa procedura è importantissima per far sì che poi lo script funzioni correttamente. Quindi semplicemente lo eseguiamo come amministratore, verrà elaborato il pacchetto in questione sul nostro Windows, non ci resta che aspettare alcuni minuti, dopodiché al termine, quindi appena arriverà al 100%, ci uscirà una scritta con su scritto premi un tasto per continuare, e in quel caso significa che avremmo terminato e che quindi il nostro gpedit.msc sarà finalmente attivo. La procedura è abbastanza veloce, quindi non ci resta che attendere qualche minuto. Benissimo ragazzi, i passaggi sono terminati. Quando ci appare scritto premere un tasto per continuare, come vi dicevo poco fa, dovremmo semplicemente premere un qualunque tasto dalla tastiera per uscire direttamente dallo script. Benissimo, adesso andiamo a verificare se gpedit.msc funzioni correttamente. Quindi tasto destro sullo start in basso, apriamo esegui e andiamo a scrivere esattamente il comando in questione. Dopodiché clicchiamo su OK, aspettiamo che si apri, infatti, ed ecco qui ragazzi il nostro editor criteri di gruppo locali, che è la sintesi del comando di gpedit.msc. Sarebbe la libreria di cui avevamo bisogno per sbloccare determinate funzioni nascoste di Windows. Se nel caso non dovesse ancora una volta funzionarvi, dovete riavviare il computer, ragazzi, semplicemente quello. Dopodiché vi si sbloccherà al 100.000% gpedit.msc. Detto ciò, spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Se sì, lasciate un like. Ciao, alla prossima da Mary Light.